Sono venuto con grande piacere, così pensavo di fare un racconto, una chiacchierata canoviana anche in relazione a questo libro, che il mio libro che è uscito da poco più di un mese. Poi dopo, appunto, in questo anno denso di iniziative canoviane, siamo reduci, non soltanto io ma anche altri colleghi che vedo qui nella sala, da questo importante convegno canoviano che si è tenuto a Bassano del Grappa, a Possagno e a Vicenza, dove sono stati trattati molti argomenti. Io in particolare avevo affrontato il tema del display, dell'esposizione delle opere canoviane agli inizi di Canova. Mi sembrava un tema, appunto, che aveva destato un certo interesse, quindi oggi, allargando alcuni aspetti, soprattutto iniziali e poi finali, volevo un pochino tornare su questo punto. Tutti sappiamo che le opere di Canova, da subito, quasi dagli inizi, sono sempre state considerate opere come emblema di un talento sovrannaturale, arte altissima, che quindi andava in qualche modo già dagli inizi della vicenda canoviana, già dagli anni 80 del Settecento, andavano preservati, esposti, messi appunto in ambientazioni che ne esaltassero proprio questo punto. E le ambientazioni dei marmi canoviani ci raccontano, da un lato, la storia di un gusto che attraversa l'Europa tra gli anni 80 del Settecento e gli anni 20 dell'Ottocento. Dall'altro, appunto, sono il segno di come questo artista, sin dai suoi inizi, sia stato considerato come un artista dal talento sovrannaturale, da una genialità senza pari e da un'eccellenza che forse la storia dell'arte non aveva ancora conosciuto e che dunque meritava di essere ambientato in contesti piuttosto particolari. Quindi i marmi canoviani da subito hanno queste particolari ambientazioni grazie alla committenza, grazie ai fruitori di questi marmi, ma anche perché Canova stesso aveva appunto delle manie vere e proprie su come dovevano essere ambientate, sistemate le sue opere. Queste manie vertevano su due aspetti essenziali, principali, due aspetti che per comprendere Canova devono essere tenuti molto in considerazione, sono aspetti che ancora attendono di essere sviscerati nei loro dettagli, su cui in qualche modo si è detto, ma non tantissimo. E dunque questi aspetti sono senz'altro la considerazione dei marmi canoviani collocati in uno spazio e la esatta luce, la giusta luce in cui i marmi di Antonio Canova dovevano essere percepiti. Dunque questi due temi sono importanti, perché il tema dei marmi canoviani sistemati in uno spazio segna la prima grande distanza rispetto alla tradizione barocca, al perdurare una tradizione barocca che è quella in cui Canova, quando arriva a Roma nel novembre del 1789, si colloca. Naturalmente, non che il tema di mettere un corpo solido, un marmo, una scultura nello spazio non fosse un tema che gli scultori del passato non avessero avuto a mente. Potremmo citare soltanto Bernini, ma per fare un caso così emblematico. Ma in Canova a questo punto questo aspetto è diverso. No? A Canova, lo sappiamo anche dai disegni che sono conservati a Bassano del Grappa, sono 1960 dispiegati su 1764 fogli, quindi in alcuni casi recto e verso, un patrimonio immenso che ci consente di capire come Canova intendesse inizialmente, appunto, collocare questi suoi marmi nello spazio prima del piccolo bozzetto in 3D, della prima idea in 3D, cioè del bozzetto del modellino in terracotta. Quindi i marmi di Canova sono sempre considerati aventi un principio dinamico, anche quando sono colti nella imperturbabilità della stasi, quando questi marmi sono ripresi da posture derivate dall'antichità classica, hanno sempre un principio di vita, un movimento che Canova considera sin dagli esordi della creazione. Passo in rassegna due o tre casi emblematici, su cui poi torneremo, appunto, per la vicenda del display dei marmi canoviani, che più attiene a questa breve chiacchierata, soltanto per farmi capire meglio. L'Ercole. In modalità presentazione. Certo. Grazie mille. Così ci ricordiamo da loro che è stato fatto. Eccoci qua. Dunque, l'Ercole Lica, un marmo che tutti conosciamo, che ha avuto una gestazione molto lunga, appunto parleremo più avanti di come si arriva alla collocazione in Palazzo Dologna di questo marmo, ma ciò che qui mi preme di sottolineare è proprio
l'aspetto dinamico del marmo, no? Di questo gruppo che sembra avere un movimento assoluto, rotante nello spazio, che non sembra mai interrompersi. Ci sono dei disegni che fanno capire bene come Canova arriva a questo. C'è la ripresa del modello antico di Palazzo Pitti, del cortile di Palazzo Pitti a Firenze, Ercole Anteo, Canova lo riprende, ma già in quel disegno, in cui ricorderete tutti appunto Ercole solleva Anteo, immette un principio dinamico, no? Fa appoggiare le anche, questo e il corpo appunto di Anteo sembra già volteggiare verso l'aria. C'è un altro disegno in cui in realtà invece il corpo di Lica, siamo già nella fase dell'ideazione, viene trascinato a terra, no? Quindi un po' un'idea disarticolata di questo movimento nello spazio, fin quando si arriva molto presto, già nel 95, ci sono alcuni disegni che ce lo fanno ben vedere, si arriva a questa idea di circolarità appunto di moto. Quindi il principio dinamico è il punto, uno dei punti centrali, fondamentali per comprendere la novità, l'innovazione, la rivoluzione di Canova. Un altro caso che posso fare è quello della Ebe. Sappiamo qui tutti appunto quattro versioni in marmo, due modelli diversi in gesso, questa che vi mostro è quella di San Pietroburgo, c'è il secondo modello, il secondo marmo del primo modello. Canova qui agisce con grande innovazione, perché abbiamo da Plinio e da altre fonti antiche il tema della, appunto della scultura aerea, di questa Ebe che volteggia nell'aria, ma non abbiamo esempi di antichità, di sculture antiche. In realtà appunto così cercando e ricercando qualcosa è venuto anche fuori, perché a Villa Albani c'è questa scultura che allora, negli anni in cui Canova agisce, veniva definita la statua camminante per l'aria. È una scultura che ha avuto un dibattito molto acceso a Roma in quegli anni, una scultura cavata a Villa Adriana Tivoli, restaurata da Bartolomeo Cavaceppi naturalmente, pubblicata dagli eruditi del tempo, in particolar modo da Stefano Raffei, che fa un piccolo libricino intitolato proprio La statua camminante per l'aria, che era posseduto da Canova nella sua biblioteca. Noi lo sapete benissimo, abbiamo degli studi di Giuseppe Pavanello del 2007 che pubblicano i volumi che Canova possedeva, moltissimi. Tra questi volumi c'è anche appunto La statua camminante per l'aria. Voi vedete che il movimento, abbiamo sempre cercato gli antecedenti naturalmente nella Bacca degli Uffizi, in altre sculture antiche, il parallelo con il Mercurio di Gian Bologna. Sapete bene che la riduzione di questo marmo in bronzo fatte a Roma da un certo momento da Righetti e da altri erano sempre accompagnate dal Mercurio di Gian Bologna, quindi due esempi, l'antico e moderno, di statua dinamica. Ma forse finalmente il riferimento a questa statua, probabilmente di Giunone, tratta da un passo dell'Iliade di Omero, è forse il riferimento più puntuale. Vi dicevo che il principio dinamico anima i marmi canoviani anche quando sono fermi, no? Un caso emblematico è quello di Amore psiche stanti, in cui l'abbraccio, le coccole che si fanno appunto l'innamorato e l'innamorata che stringe verso l'alto, diventa più forte, più commovente, più universale, proprio perché Canova chiude in modo piramidale dal basso, dai piedi verso l'alto, un vuoto che è inglobato nella scultura e che appunto in qualche modo rende più forte, più struggente questo abbraccio. Anche quando Canova riprende i modelli antichi, il caso più significativo è proprio il parallelo tra il Perseo e l'Apollo di Belvedere, lo fa sovvertendo le regole classiche. Ce lo racconta bene d'Este, questa scultura a un certo momento viene contestata a Canova perché si dice plagia la scultura antica, no? In realtà non è così, perché se voi osservate con un filo d'attenzione vedete che il rapporto chiastico, che è naturalmente esplicitato nella scultura antica, viene invertito in Canova. Quindi in Canova il braccio teso è il sinistro, così come la gamba tesa è la sinistra, e viceversa gli arti in riposo, superiore e inferiore, sono quelli destri. E voi vedete bene che anziché stare come l'Apollo antico di Belvedere, la scultura mette in moto un movimento dinamico, una mezza curva di movimento che rende naturalmente la scultura di un carattere maggiormente espressivo, narrativo. Il fuoco e la testa della medusa, che finalmente vedete nella giusta collocazione dopo i restauri di alcuni anni fa. Vi ricorderete, prima la testa era voltata verso l'Apollo, verso il Perseo, quindi naturalmente questo non poteva
essere, no? Reale rispetto al racconto antico, al racconto classico, e invece adesso si è visto che la giusta collocazione anche nell'intenzione di Canova era proprio quella di farla vedere appunto all'osservatore, anzi, vi furono trovate all'interno delle colature di cera che indicavano che molto spesso, dobbiamo immaginare appunto di notte, la testa della Medusa era in qualche modo illuminata. Quindi il tema dello spazio, su cui non si è mai riflettuto abbastanza per comprendere Canova, è il nostro primo elemento da tenere presente, no? Il dinamismo dei marmi canoviani, che è quel dinamismo che allontana sempre i marmi canoviani dalle fonti classiche di ispirazione. Non troverete mai un marmo di Canova che plagia, che riprende pedissequamente un modello antico. C'è questa gara di emulazione, Canova emula gli antichi, ma in qualche modo per fare delle sculture che attengano ad una sensibilità estetica contemporanea dei suoi tempi e dunque attuale. L'altro tema su cui è necessario riflettere è, come dicevamo prima, il tema della luce. Si parla poco spesso di Canova scultore pittore, no? Naturalmente la lettura di questo artista così complesso, sono mille letture, potremmo affrontarlo da diversi punti di vista. Un elemento a cui però gli antichi, i suoi commentatori degli inizi tenevano molto era proprio l'idea di una scultura che fosse equivalente per certi versi ad una pittura, non perché Canova fosse anche pittore, lo era, naturalmente lo era per diletto o in modo funzionale rispetto alla scultura, ma perché Canova, che aveva studiato appunto a Venezia, che è uscito dal giogo del nonno paterno dopo essere stato allievo di Torretti, zio e nipote, dopo aver sofferto moltissimo, aver appunto calcato la polvere, studiato giorno e notte, finalmente, grazie al suo primo patrono, il senatore Falier, che riesce a convincere nonno Pasino, può andare a studiare a Venezia. Questo nonno Pasino vende un terreno, lo scultore può lavorare così metà della giornata, l'altra era metà studiare, l'altra metà giornata studiare, e finalmente Canova si avvia ad una vera e propria educazione artistica. E questa educazione artistica si fa, certo, sulla scultura. Palazzo Farsetti, lo sapete benissimo, c'erano all'incirca 150 calchi di sculture antiche, oltre ai modellini oggi all'Ermitaggio di San Pietroburgo, famosissimi di scultori moderni, Elgardi, Bernini, eccetera, eccetera. Ma Canova studia soprattutto la pittura della tradizione veneta. Questo è un fatto indiscutibile, si lega a questo pittore presso il quale fa un alunnato artistico, Giovanni Battista, Gian Battista Merengardi, e voi vedete bene come nell'Orfeo, una delle prime, la prima opera in marmo, in realtà in pietra tenera di Vicenza, poi replicata in marmo nell'esemplare che state vedendo oggi all'Ermitage, recuperi per la posa disperata di Orfeo proprio in qualche modo il Caino scacciato da questa pala di Mengardi, che si trova in una chiesa parrocchiale alle porte di Venezia. Dunque, Canova, scultore, pittore, serve a capire il tema dell'ossessione canoviana per la luce e per le tinte dei suoi marmi. Naturalmente, studiare la pittura a Venezia vuol dire confrontarsi con Tiepolo, ovviamente, e il gesto, la postura, l'anatomia del giovane Icaro, che viene appunto cinto da Dedalo, la si ritrova ad esempio nei nudi nervosi, naturalistici, torniti in qualche modo proprio di Giambattista Tiepolo. Tornando un istante allo spazio, forse l'opera più significativa per comprendere cosa sia il rapporto dialettico tra spazio, tra pieni e vuoti in Canova, è proprio questa. Lo disse già Argan nel 69. Questa scultura si può comprendere soltanto se immaginiamo che il braccio di Dedalo, il filo che avvolge il corpo di Icaro, facciano parte della scultura, cioè in qualche modo cingano un vuoto che sta all'interno del gruppo, che è appunto tra Dedalo ed Icaro e che serve proprio a comprendere questa scultura, no? E il movimento del braccio e il filo che cingono questo vuoto ci fanno capire come Canova sin dall'inizio abbia concepito quest'opera come rapporto tra pieno e vuoto. Naturalmente lo studio della pittura continua anche a Roma, evidentemente, no? È un parallelo forte questo che vi propongo, non perché debba essere accettato o rifiutato il confronto con Caravaggio, ma perché anche qui si dice sempre
che l'arte di Caravaggio è misconosciuta e da tutti dimenticata, fino appunto alle storie note che tutti conosciamo degli inizi del Novecento. Non è così, perché ricorderete bene i francesi dell'Accademia di Francia, Jacques-Louis David soprattutto, e tutti i suoi satelliti che a Roma e a Napoli copiano, mandano come saggi di pensionato all'Académie Royale de France proprio quadri di Caravaggio, naturalmente la deposizione della Vallicella, ma anche quadri di Ribera e di tutto il contesto caravaggesco. Quindi non è affatto impossibile che Canova stesso, giovane, abbia in qualche modo riflettuto, proprio in, conoscendo anche gli artisti dell'Accademia di Francia, abbia in qualche modo conosciuto anche la pittura di Caravaggio. Ma il faro maggiore della trasformazione in mezze tinte, in chiaroscuri, appunto pittorici, i suoi marmi, per Canova il faro maggiore è proprio Correggio, no? La grazia, la naturalezza, la morbidezza, le delicatezze chiaroscurali di Correggio sono per Canova un elemento imprescindibile nella concezione appunto dei suoi marmi. Il confronto, uno dei tanti che potremmo fare, è proprio tra questo quadro famosissimo del Louvre con L'amore psiche che si abbracciano. Voi vedete bene appunto che la Venere, la giacitura delle gambe di Venere, equivale in qualche modo alla giacitura delle gambe di Psiche, e anche qui il tema dello spazio andrebbe in qualche modo sempre riconsiderato. Voi sapete bene che agli inizi la composizione di questo marmo non prevedeva queste ali alzate, no? Quelle ali che Ferno criticherà come le pale di un mulino a vento, non servono a livello strutturale al marmo, ma Canova le mette per accentuare il pathos, la forza di questo abbraccio, no? Eros, per sollevare Psiche, fa uno sforzo sovrumano, e a livello ottico per noi è fondamentale vedere come quelle ali tese servano ad aiutarlo a far risorgere appunto Psiche, avvolta in un sonno che poteva assomigliare in qualche modo ad uno stadio di morte. Questo elemento del colore ricorre naturalmente spessissimo, ricorre ancora di più in Paolina Borghese come Venere vincitrice. Anche qui sapete bene il parallelo è evidentemente il quadro celeberrimo di Tiziano della Grimaldi Galleria di Dresda. Il grande faro insieme a Correggio, in qualche modo a Tiepolo, per Canova è naturalmente Tiziano. In questo il suo abbraccio con Leopoldo Cicognara porta proprio all'esaltazione di Tiziano. E allora è proprio il tema di questo impasto chiaroscurale della luce, di questa scultura che viene ammirata, lo sappiamo dalle cronache, alle luci dei torchietti, no? Delle fiaccole di notte, i custodi di Palazzo Borghese dove l'opera si trovava fanno pagare dei biglietti d'ingresso, il principe Borghese la fa chiudere in una cassa e porta con sé a Firenze la chiave per evitare tutto questo. Nasce un'enorme polemica in cui interviene il segretario cardinale, il cardinale di Stato Ercole Consalvi, il vicario di Roma, il Papa stesso. Insomma, c'è una grande polemica intorno a questo marmo, fatto, come dice Paolina in una famosissima lettera indirizzata a un cardinale perché la faccia avere al marito, fatto soltanto per privato piacere di Camillo Borghese. Quando questo privato piacere non esiste più, perché i due molto presto si separano, nasce naturalmente lo scandalo. Non bisogna dimenticare che questa è la scultura che Longhi definiva non di pietra ma pietrificata, fredda, inespressiva, e che invece Canova riconduce alla vita con una serie di riferimenti che non stiamo qui a ripercorrere, ma riconduce alla vita soprattutto immaginando di comporre una scultura che equivalga in qualche modo ad una pittura. Questa scultura era così viva anche negli anni in cui la fortuna di Canova era veramente in ribasso, parliamo degli anni 20 del Novecento, quando un letterato che lavorava intorno alla fronda negli anni 20 del Novecento, Antonio Baldini, scrisse un piccolo componimento molte volte ripubblicato, anche in edizioni recenti, e un capitoletto di un libro più ampio che si chiama Paolina fatti in là. Piuttosto tra noi amici di Canova piuttosto noto, perché appunto Baldini racconta di una giornata di agosto molto calda, molto afosa, in cui non trova nessun custode appunto in la palazzina Borghese, entra e il suo primo ristoro è proprio a fianco a Paolina, che è tutt'altro che di pietra o pietrificata come sosteneva Longhi, che era tutt'altro che fredda e inespressiva, tant'è che il povero Baldini è costretto a dire questo. Lo voglio leggere perché ci fa capire come nel Novecento ancora
nonostante si fosse in anni un po' complicati, invece la fama di Canova andasse ancora a vere spiegate. Santissimo è Dio, bisogna dire tutto, saliti i due scalini di legno sui quali si eleva nel mezzo della stanza il cassone del classico lettuccio, mi sono seduto su quel poco di materasso che Paolina lascia a disposizione. Come il medico, le ho appoggiato un momento l'orecchio sulla gelida schiena, poi le ho passato il braccio attorno al collo e le ho mormorato nell'orecchio fra i ricci: Paolina, fatti in là, dammi ancora un po' di quel tuo fresco giaciglio. Non ho, tu vedi, dove andare a dormire. Ma stavo molto scomodo, allora sono andato a sederle da piedi, dove c'era un po' più di posto. Apro parentesi, il tema geniale di questo marmo è che se voi lo vedete in lungo troverete metà del letto completamente vuoto. Quindi Canova crea un piano ortogonale, no? Una scissa, un'ordinata su cui si innesta questa figura giacente che poi a un certo momento, poggiandosi le cuscini, spicca verso l'alto. Quindi anche quello un tocco di enorme modernità e di enorme genialità. Quindi Baldini sulla metà vuota del letto trova molto spazio. E così stando, stringevo nella mia mano quel suo piedino liscio e nervoso, dal fine calcagno, dai diti lunghetti, dalla pianta grassottella, piedino di donna che non ha conosciuto le strade terrene se non dall'alto di un cocchio di una lettiga. Ed ecco che non avevo più addosso una sola goccia di sudore. Così le ho preso la mano che tiene il pomo del giudizio e ho sentito distintamente la grana finissima della pelle, quindi Canova che ottiene i chiaroscuri, i passaggi di tinta, non soltanto con le cere, le emulsioni, i rossetti, di cui pure molto sì, allora si favoreggiava, ma rifinendo in modo diverso i marmi, inventò strumenti nuovi a questo riguardo, raspe, gradine, pietre pomici, ma anche la paglia per lustrare i marmi. È un tema anche quello importantissimo. Immaginate che per lustrare questa scultura Canova pagò un operaio 90 giornate soltanto per la lustratura. Quindi le ho sentito distintamente la grana finissima della pelle, la buccia liscia della mela e le fossette delicate sul dorso della mano e l'attaccatura del picciolo del frutto. E se tenevo chiusi gli occhi e salivo con la mano, non c'era parte del braccio che sotto le mie dita non rispondesse come vera carne. E quando le passai le mani sul capo, i riccioli mi piovevano tra le dita della nuca rotonda. Quale divino e diabolico artista fu mai appunto quel Canova? E il tema di Canova che dà vita ai marmi, proprio guardando alla pittura, è un tema che era stato naturalmente portato avanti dai maggiori critici canoviani, no? Posso citare ancora tre testimonianze molto molto importanti. Una è quella di Stendhal, che quando arrivava a Roma la prima cosa che faceva si recava in San Pietro davanti a Jane Stewart in certe ore del giorno, e a un certo momento appunto ci scrive questo: vis-à-vis è un banc de bois sur lequel, quindi una seduta sur lequel, 1817-1828 j'ai passé les heures les plus douces de mon séjour à Rome. C'est surtout à l'approche de la nuit que la beauté de ces anges paraît céleste. Il me rappelle le souvenir de la nuit du Corrège. Quindi Stendhal passa le ore del vespro al passaggio appunto all'imbrunire davanti a questi marmi e gli viene in mente la notte di Correggio. Le parole più belle forse però le ha dette Catramer de Quincy. Canova e ses ouvrages del 1834 è forse, insieme alla biografia di d'Este, i testi antichi che aiutano di più a capire Canova. D'Este, per i fatti biografici dettagliatissimi e sempre attenti, Catramer per la lettura estetica di Canova. Catramer è l'artista, è il critico che insiste maggiormente su questa lettura di Canova scultore come un pittore, no? E a un certo momento appunto ci dice, a proposito del monumento di Maria Cristina d'Austria, un'altra opera capitale licenziata da Canova nel 1805, in cui anche qui mi viene di ricordare quello che disse Argan, no? Che è un monumento, qui davanti a me c'è Carlo Sisi che ha scritto delle pagine bellissime su quel monumento. Argan disse una cosa, che Canova in quel monumento fa entrare non soltanto lo spazio ma anche il tempo, no? E dunque diventa quel monumento, da un'opera nello spazio, un'opera che si estrinseca nel tempo, e quel continuo divenire di quella processione che si approccia appunto alla piramide
una sorta di happening a cui noi siamo chiamati ad assistere, che non termina mai, che si ripete appunto continuamente. Jusqu'à un certain point, en effet, il y a dans la conception de cet ensemble dans ces variétés de distribution des masses d'action réparties sur plus d'un espace, quelque chose qui pourrait appartenir au génie de la peinture. No, quindi anche qui Catremer, ma lo fa in molte altre opere in riferimento ad altri marmi di Canova, interpreta proprio i marmi canoviani come se fossero appunto la pittura. E di qui, dopo questa lunghissima introduzione che spero non vi abbia annoiato, mi dispongo a parlare di nuovo di questo aspetto del display dei marmi di Canova, perché abbiamo detto da un lato appunto il feticcio del collezionismo che legge Canova come un'opera geniale da elevare a un allestimento molto particolare, dall'altra le frenesie di Canova sulla giusta collocazione nello spazio, sulla giusta esposizione alla luce. Questo insieme, talvolta in sintesi, in simbiosi, talvolta con grandi attriti, ci ha regalato appunto quegli allestimenti più famosi dei marmi di Canova che molti di noi conoscono, alcuni conservati, altri purtroppo noti soltanto dalle fonti. C'è anche qui una lettera che vi voglio leggere, perché questa idea di Canova sulla giusta collocazione dei suoi marmi è una ossessione. Canova, lo sapete benissimo, era un perfezionista dal disegno appunto alla lustratura e quindi anche alla collocazione dei marmi, bisognava attenersi ad una prassi estremamente rigorosa. A proposito, per esempio, della Donna e Venere che abbiamo visto scorrere, questo marmo su cui poi torneremo avendo tempo, ecco, su questo marmo Canova a un certo momento, non appena l'ha finito, scrive ad un caro amico Giuseppe Foschi, gli amici veneti di Canova. Le lettere agli amici veneti di Canova sono quelle che talvolta sono per noi più illuminanti, perché sono le più aperte, le più sincere, in cui Canova estrinseca di più i suoi pensieri, la sua indole, il suo carattere. E gli scrive alla fine del 94: ho finito sì il gruppo del Marchese Berio e mi dispiace di averlo finito, tanto era il piacere con cui mi occupava, e l'opera e il committente non potevano essere di mio maggior genio. L'opera perché ho potuto sfogarmi sul nudo, il committente perché l'ho trovato uno di quei pochi a svelare il mio cuore. Mi fa lecito di dire che effettivamente mi si è riuscito di fare qualcosa di buono ed è stata applaudita. Fin qui non vi è cosa che da consolarsi. Dove però dovete piangere meco è che me ne sono in segreto applaudito anche io, e voi ben sapete che questa è la prima volta. Quando peraltro sono fuori dello studio e penso all'immenso spazio che mi resta a percorrere per giungere alla perfezione, mi viene voglia di tornare indietro e gettare in pezzi il gruppo per farlo di nuovo. Ma quando l'ho presente, sento nel fondo del cuore una voce che mi dice: potevi far meglio. Cerco questo meglio e quando credo di averlo trovato mi si dissipa, non lo posso realizzare. Ecco dunque la mia opera a livello delle mie idee. Cattivo segno amico, ad ogni altro che a voi parrebbe questo mio discorso un delirio. Quindi Canova perfezionista, che nel nostro piccolissimo capita anche a noi di dover scrivere, di voler scrivere delle cose nella mente e la penna ne fa sgorgare delle altre, anche lui ritiene appunto che i suoi marmi spesso arrivino in questi termini. Dunque, a cosa ambisce all'inizio lo scultore? Naturalmente al giusto piedistallo, e qui cercherò di andare via molto di volata. Il piedistallo permette di osservare l'opera nella giusta collocazione nello spazio, il nostro primo punto, e sotto la giusta disposizione di luce. Il primo piedistallo di cui abbiamo conoscenza che sia stato Canova stesso a far realizzare per un suo marmo, piedistallo che oggi non c'è più, era quello che accompagnava l'Amorino Campbell, il primo dei quattro amorini derivati da un modello, da cui poi a sua volta, oltre i quattro amorini, sarebbe derivato l'Apollino, che è oggi conservato qui a Bologna, una riacquisizione recente agli studi canoviani grazie alle approfondite analisi di Antonella Mampieri. Dunque Canova scrive a Campbell non appena il marmo è finito e spedito a Londra da Livorno nel 1790: credo non le spiacerà che mi sono preso l'ardire di mandargli anche il piedistallo per l'Amorino per girarlo. Ricordate, i piedistalli canoviani hanno sempre dei congegni che permettono alle sculture di muoversi nello spazio. E tutto grande a ciò quando sarà arrivato non abbiano che il pensiero di situarlo. Perché per dire il vero bramasi che prende il lume dall'alto, a
acciò che si potesse vedere bene le mezze tinte, essendo una figura di carattere delicato. Quindi è Canova che ce lo dice: la luce zenitale è fondamentale per fare cosa? Per cogliere le mezze tinte del marmo. Questa ossessione continua per tutta la vita, più avanti, verso la fine, quando sarà licenziata la naia adiacente per il principe reggente, futuro Giorgio IV. Questa scultura viene spedita a Londra nel 18, deve andare a Carlton House, arriva, viene messa in un piccolo padiglione nel giardino. Uno scultore, Wes Mackott, scrive a Canova che l'opera è stata messa su un piedistallo di fortuna, intanto ricoperto di un velluto rosso intenso. Quando Canova sa di questa collocazione un po' di fortuna, dovendo andare in marmo invece qui, in questo posto importantissimo, la Circular Room di Carlton House, Wes Mackott dice che il principe reggente lo ha incaricato di fare l'ambientazione, va bene? E allora Canova subito si mette in allarme e scrive una bella lettera il 12 agosto del 19 a Wes Mackott, dicendogli come deve essere illuminato e come deve essere messo il piedistallo. Un altro caso importante di cui voglio accennare è l'Amorino Lubominski, il primo dei quattro Amorini a cui facevamo un piccolo accenno, licenziato per questa zia del principino Eric Lubominski, la signora Czartoryski, che era stata in Italia. Prima di partire aveva rapito il nipotino di 9 anni, lo aveva avvolto in una pelliccia, era scappata, aveva poi mandato indietro una staffetta di dei genitori che l'avrebbe condotto con sé in Europa per il Grand Tour. Il principe Lubominski viene raffigurato dalla Vigelebra, dalla Kaufmann, dagli artisti più famosi, da Canova in marmo, sempre sotto la specie di Eros. Allora nel castello di Winesut, un possedimento della committente, si stanno facendo dei lavori di ristrutturazione per creare una galleria di sculture antiche. Come vedete, in fondo si intravede in controluce questa piccola esedra che viene appunto realizzata per questo marmo. Le colonne di finto marmo sono 8 colonne disposte a coppia con i capitelli ionici. È una alcova, una stanza semicircolare, dove oggi, vedete una finestra, c'era stato fino alla fine dell'Ottocento uno specchio che quindi permetteva questo gioco suggestivo di rimandi, e alle pareti addosso un satin cinese con la storia della Fenice, la Fenice a cui tutti gli uccelli rendono omaggio, come andava reso omaggio proprio al principino Lubominski. In questo caso però non è il feticcio collezionistico del marmo di Canova, ma è l'esaltazione di questa bellezza, di questo giovane principino che Canova aveva dovuto ritrarre con suo sommo biasimo, perché, come sapete, non amava realizzare i ritratti. Il principio di verisimiglianza che era demandato al ritratto era un elemento che disturbava la concezione ideale assoluta del marmo canoviano. Di questi tempietti realizzati all'interno di edifici per i marmi canoviani, il più famoso naturalmente è quello che accoglieva le grazie per il Duca di Bedford a Walton Harvey, dove il marmo arrivò nel 1818, in questa galleria delle sculture, che era in realtà una serra, che il quinto e il sesto Duca di Bedford avevano trasformato in una galleria di sculture. La prima parte, appunto l'ala est, questa che state vedendo, era stata già sistemata dal quinto Duca con un tempio della libertà, perché il quinto Duca, Francis Russell, amava alcuni degli ideali della rivoluzione e aveva fatto realizzare appunto questo tempio, questo frontone tetrastilo all'interno del quale c'era il suo busto. Oggi non è più così, è una sala da ricevimento, una sala da matrimoni naturalmente. Sul lato opposto di quello che vi ho mostrato c'era il Tempio delle Grazie. No? Finito nel 18, Canova, ricorderete, dopo la recupera del 15 era stato in Inghilterra, c'era stato a lungo, incontra il Duca di Bedford il 22 novembre del 15, proprio a Walton Abbey, e qui il Duca, insieme a Canova, fa trovare Wes Mackott e l'architetto Wyatt, perché devono ascoltare da Canova come l'opera deve essere allestita. Quindi dove oggi c'è Apollo di Belvedere c'era un tempo il Marmo delle Grazie, due colonne antiche romane portate in Inghilterra nel 700, anche qui i capitelli ionici, in alto un'aquila in stucco di Garrard, ai lati due rilievi marmorei di Centrey. Qui potete vedere com'era un tempo. Qui
qui ci avviciniamo ancora di più, e questa era la posizione del marmo prima appunto che fosse venduto tra il 1994 e il 1995. Vi invito a riflettere sul fatto ad osservare la giustezza delle volute del pavimento rispetto al basamento. Il basamento era stato acquistato dal Duca di Bedford, era stato antico romano, condotto in Inghilterra da Robert Adam, era stato rilevato dal Duca di Bedford, che fa realizzare il pavimento in commesso di pietre colorate proprio con delle volute che hanno l'identico perimetro del marmo. Naturalmente di questi allestimenti il più famoso probabilmente quello di Ercole Lica. Ci sono delle lettere bellissime che, visto l'orologio, non posso leggervi, ma il tema centrale qual è? Il marmo viene finito nel 13, si è sempre detto il 15, il 14, certamente il 13. Sono state ritrovate alcuni anni fa da due studiosi nel 2014 due lettere conservate, una in archivio Torlonia, una in Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, significative del settembre del 13, in cui si capisce che Canova ha preso accordi molto precisi con Giovanni Raimondo Torlonia sulla collocazione del marmo in quello che soltanto dopo sarebbe divenuto il braccio dell'Ercole. Quindi al termine di una lunga galleria longitudinale, e lo vedete bene dalla diapositiva seguente, in questa alcova semicircolare, un po' come quella della Morino Lubomirski, con una luce zenitale dall'alto che buca, un lucernario che buca questa calotta allo sangue. Le lettere di Canova sono terribili, perché lui dice che appunto scrive a Giovanni Raimondo: nonostante lei abbia promesso di fare questi lavori, io vengo e lei non li fa fare, i suoi muratori non alzano un martello, non fanno nulla, io sono disposto a pagare i lavori, ma se lei non li fa anche a mie spese, io mi riporterò via il mio marmo. Il giorno dopo il Duca va a studio da Canova, non lo trova, e allora Canova gli manda un biglietto e gli dice: guardi, non c'è bisogno che noi si parli, li fa o non li fa i lavori, perché ne va troppo compromesso il mio onore, e di questo scriverò sulla stampa periodica romana, perché per Canova appunto la parola, l'onore erano degli elementi intoccabili. Alla fine, naturalmente, grazie a Giuseppe Valadesi riesce, l'opera trova il suo posto. Anche qui i racconti di Stendhal sarebbero utilissimi, aiuterebbero a capire appunto un pochino le mani corte di Torlonia e il modo in cui era allestito questo capolavoro. Lo stesso allestimento era riservato ad Ettore Iaci, è riservato ancora ad oggi ad Ettore Iaci al Palazzo Treves a Venezia, ma qui andiamo di volata, perché è un allestimento fatto quando Canova in realtà era già morto nel 1827, grazie all'intervento del maggiore storico dell'arte italiana della prima metà dell'Ottocento, che è Leopoldo Cicognara. Un caso diverso è quello di Maddalena, la Maddalena che era stata commissionata da questo amico di Canova, Roberti, il quale a un certo momento, avendo i suoi possedimenti e la sua residenza bassanese invasa dalle truppe francesi nel 96, non può più fare onore alla committenza. Il marmo fa un giro complicato, nel 1808 arriva nelle mani di un collezionista geniale e leggendario come Giovanni Battista Sommariva, della Casa di Parigi. Qui non ci sono le architetture create ad hoc, non ci sono appunto tempietti ispirati all'antichità che diano un'aura maggiore al marmo, ma c'è soltanto una stanza in cui genialmente Sommariva crea un evento, no, nella visione di questo marmo. È una stanza a cui si accede da una cortina molto spessa. Una volta entrati, la stanza è foderata di sete grigio scuro, le finestre sono oscurate da tendaggi bianchi, una lampada d'alabastro fa cadere la luce dall'alto, alle spalle di Maddalena c'è uno specchio. La cosa è interessantissima, perché crea una sorta di realtà aumentata, di sviamento della percezione. Siamo in contesti molto molto singolari in questa Parigi già di restaurazione. L'autore di una descrizione della collezione Sommariva, Thomas Diddin, nel 1821, scrive, dopo averci detto quanto vi ho raccontato, come era conservata l'opera, scrive appunto che nei primi minuti in cui si entra nella stanza si resta spiazzati dalla sorpresa, c'è una sorta di straniamento quando si arriva al cospetto di Maddalena, di cui si esalta non la carica appunto spirituale, la carica sentimentale, ma l'aspetto della sensualità, della verità appunto della carne. Voglio
correre, vi faccio vedere soltanto dove si trovava la Leopoldina Esterházy, quindi passiamo dall'interno degli edifici agli esterni degli edifici. Il ritratto a figura intera sedente di questa pittrice dilettante, Leopoldina Esterházy Liechtenstein, commissionato a Vienna nel 5, dopo essere stato sistemato nella restaurazione nel Palazzo di Maria Ilf a Vienna, il Palazzo Esterházy va a finire in questo tempietto circolare ad Eisenstadt, viene fatto circolare perché Canova, anche nelle incisioni, ne fa quattro di questo marmo da quattro diversi punti di vista, fa capire a tutti che è una scultura dai punti di vista molteplici, e dunque l'idea della circolarità era quella che si confaceva a questo marmo, in questo tempietto abbarbicato su questa roccaglia. In un tempietto circolare all'esterno si trova anche questo marmo, oggi a Ginevra. È un marmo fondamentale per la biografia canoviana perché è il marmo che insieme ai monumenti papali fa nascere il mito di Canova. È una scultura che quando è finita viene fatta entrare a Napoli abbattendo i dazi doganali perché il regno di Napoli vuole questo capolavoro di Canova. Sfortunatamente quando Berio muore nel 20 il marmo viene offerto al re di Napoli che non lo acquista, stava facendo terminare la grande scultura di Ferdinando I come Minerva, che oggi è appunto al Museo Archeologico, e quindi il marmo prende la strada della Svizzera, passando prima dallo studio di Canova, il quale ci rimette di nuovo le mani in questa linea di perfezione per darci ulteriormente queste patine. Anche questo capolavoro stava in un tempietto, in un giardino, in via Toledo, in Palazzo Berio. Anche qui abbiamo una descrizione bellissima della Marchesa Boccapadule, il suo diario di viaggio, noto agli studi, ma integralmente edito soltanto un paio d'anni fa, in cui descrive puntualmente come era posizionato in questo tempietto circolare, non al centro ma su un lato, sulla base rotante, con in testa un velluto rosso e anche qui una lampada d'alabastro, e il marchese Berio che amava farla vedere di notte alla luce appunto dei torchietti. Ci fu una voce dissonante, Carlo Gastone della Torre di Rezzonico, un personaggio importantissimo, che scrisse una bellissima lettera su questo monumento, una lettera, un'epistola pubblica, che appunto parlava di questo marmo come di una pittura, in cui dice che Canova usava le raspe come pennelli e che mai nessun pittore era stato in grado di arrivare a tali artifici di colore, neanche su un dipinto ad olio su tela. E Carlo Gastone della Torre di Rezzonico scrive al Canova e gli dice: guardi, il tempietto non va bene perché è stato usato il capitello dorico in quegli anni in cui a Napoli, grazie a Paestum, si riscopriva il dorico. In realtà ci voleva il capitello corinzio perché ad una scultura di genere delicato, di ispirazione prassitelica, faceva meglio l'idea di un tempietto appunto corinzio. Finisco ancora 2 minuti per dire che un discorso interessante andrebbe fatto anche sui bassorilievi di gesso di Canova. Canova, insieme ad alcuni scultori inglesi presenti a Roma alla fine del Settecento, ha riscattato il bassorilievo da una funzione eminentemente decorativa, lo ha riportato a livelli di un'arte assoluta, universale, anche il rilievo, anche nel materiale vile del gesso, tant'è che in Veneto i grandi corrispondenti canoviani, cioè i grandi protettori, Favier, Julian, Rezzonico, eccetera, allestivano questi gessi in un modo molto suggestivo. Spesso questi allestimenti erano fatti da Gian Antonio Selva, che disponeva in delle stanze con delle console sulle quali, solitamente quattro console, con il piano di marmo bianco di Carrara, sopra i quali c'erano 2 busti per ogni console. È la collocazione in cui le novisti Cesarotti, tutti i primi grandi corrispondenti di Canova che ci hanno raccontato il valore di questi rilievi. A Roma e a Napoli non era così. A Roma perdurava l'idea dell'allestimento di natura barocca. A Villa Torlonia si trovavano in quella che oggi è la sala da ballo, un tempo la sala à manger, quindi in una posizione di grande preminenza, ma con un intento appunto di decorazione. Il marchese Berio riteneva via Toledo, ma chiese a Canova se poteva dipingere i fondi del colore blu e jaune, no? Quindi non aveva capito la dirompenza di questi rilievi. E possiamo chiudere invece con queste due lastre, se
sepolcrali, perché arriva anche il caso, da quanto io ne sappia, piuttosto unico nella storia dell'arte, in cui un committente commissiona un'architettura sacra ad hoc per allogare dei marmi canoviani. Canova opera una grande rivoluzione anche nel tema delle stelle funerarie, le due che state vedendo, Pier Elisabetta Castelbarco Mellerio e Giovanni Battista Mellerio, sono le uniche due in cui Canova mette le figure stanti, mutuandole dai monumenti papali, dal monumento Maria Cristina, eccetera, eccetera. Siamo nel 1810, Mellerio ha perso la moglie, lo zio, tre dei quattro figli, viene a Roma nel febbraio insieme ad Antonio Rosmini, guarda Canova che fa un monumento mai compiuto, il monumento della Contessa De Haro, scrive alla sorella che si commuove dinanzi a questo monumento e chiede a Canova due stele funerarie che possano commemorare la moglie e lo zio che gli aveva dato fortuna. E chiede per la villa del Gernetto, Villa Mellerio del Gernetto, oggi proprietà di Silvio Berlusconi, chiede di al cognato architetto Cavazzi della Somaglia di realizzare un piccolo oratorio, una piccola cappella che le possa ospitare ai lati dell'altare. Questo accade, la cappella è ultimata alla fine del 12, i marmi nel 14, arrivano a Gerno nell'agosto del 14 e Mellerio, scrive Canova, sono stati collocati nel posto creato ad hoc per loro e nel rimirarli ne piansi accuratamente. Quindi anche un caso in cui appunto un'architettura sacra serve a contenere i miracoli di Canova. Grazie.